In un isolato centro di ricerca nel deserto Mojave in California, un team di piloti e ingegneri si stanno preparando per ciò che un pilota ha definito la cosa più pericolosa che abbia mai fatto. L'esperimento che stanno per compiere potrebbe ampliare la nostra abilità di volare nello spazio. Ma se qualcosa andasse male, potrebbe costare la vita dell'equipaggio di due persone dell'aereo. Questa è la continua avventura della ricerca aeronautica. Volare al massimo delle possibilità, alta potenza, alta velocità, grandi altitudini e grandi rischi. Le persone che affrontano questa sfida sono di un genere tutto speciale. Sono gli esploratori del giorno d'oggi. Uomini e donne che sopportano difficoltà, sconfitte, rischi e tragedie per volare dove nessuno è mai stato prima. Sono i ricercatori e gli avventurieri che ci portano al limite ed oltre. A meno di 100 miglia a nord di Los Angeles si trova il vasto e ventoso deserto del Mojave. Negli ultimi 50 anni i suoi laghi asciutti ci hanno permesso di spingere il volo ai confini dello spazio. Oggi i ricercatori della NASA stanno cercando di portare il volo aerospaziale ancora più avanti. Il motore da razzo che stanno testando su questo particolare aereo spia Mach 3 fa parte dell'X-33, un velivolo sperimentale che i designer sperano possa andare a sostituire lo Space Shuttle. L'X-33 dimostrerà la tecnologia che serve per costruire un veicolo di lancio riutilizzabile detto RLV. Si spera che tali tecnologie riducano i costi di trasporto dei carichi nello spazio. Ora usiamo lo Space Shuttle. È il nostro velivolo di lancio primario e mandarlo in orbita costa più o meno $1 miliardo per lancio. Il desiderio è quello di ridurre drasticamente i costi di un lancio nello spazio. Un velivolo solo, che vada dalla Terra allo spazio. In altre parole, con lo Space Shuttle abbiamo il propulsore e la cisterna dell'ossigeno che si sganciano dal velivolo quando va in orbita. L'LRV andrà in orbita senza l'ausilio di altro se non dei propri motori. Ma ne sappiamo abbastanza per costruire questo tipo di velivolo? Il compito dell'X-33 è di scoprire quale tecnologia serve per costruire un velivolo spaziale di questo tipo. Qualora funzionasse, l'X-33 potrebbe portarci ad un RLV in grado di sostituire lo Space Shuttle. E presto, entro il prossimo secolo, l'RLV potrebbe gestire le missioni di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ma lo sviluppo della Stazione Spaziale ha anche creato il bisogno di un secondo velivolo spaziale, in grado di riportare gli astronauti al sicuro a terra in caso di emergenza. Un prototipo di questa scialuppa di salvataggio è sotto esame anche a Dryden. Lo scopo del progetto X-38 è di sviluppare la tecnologia per un velivolo di emergenza per l'equipaggio. Durante un'emergenza, gli astronauti potrebbero liberarsi del velivolo a comando computerizzato per planare dolcemente di nuovo sulla Terra. L'X-33 e l'X-38 sono l'innovazione del design aerospaziale, ma in un certo senso sono indietro rispetto al futuro. Perché entrambi i velivoli devono il proprio design a precedenti modelli testati a Dryden più di 30 anni fa. Meraviglie senza ali, note come corpi portanti o lifting body. La forma tozza permette ad un lifting body di sopportare il notevole calore del rientro, continuando comunque a generare sufficiente portanza per consentire di atterrare come un normale aereo. Sia l'X-38 che l'X-33, d'altro canto, devono generare energia per poter andare nello spazio. Questa è la parte più critica e meno testata del design dell'X-33, l'endoreattore sperimentale che gli darà potenza. Il motore si chiama aerospike lineare. È simile ad altri endoreattori, fatta eccezione per gli ugelli. I normali endoreattori usano ugelli di scarico a campana che girano, o gimbal, per indirizzare il razzo in una direzione o in un'altra. L'aerospike, invece, usa la pressione dell'atmosfera da usare come bordo esterno degli scarichi lineari per risparmiare peso e carico. Questo permette all'aerospike di controllare la direzione del razzo, semplicemente aumentando la spinta su un lato o sull'altro.
Il design ha anche altri vantaggi. Man mano che il raggio sale di quota e l'aria diventa più rarefatta, la minore pressione dell'aria permette agli ugelli di scarico del motore Aerospike di estendersi in maniera da adattarsi alle variabili condizioni dell'ambiente. Ciò rende il motore Aerospike estremamente efficiente, oltre ad essere più ecologico. Usa ossigeno liquido e idrogeno. Se bruci questi elementi, ottieni acqua. Gli Space Shuttle usano dei reattori pesanti che emettono di tutto. Troppi composti di alluminio, quel genere di cose che ovviamente non fanno bene all'atmosfera. Il motore Aerospike è stato testato a terra, ma l'unico modo per sapere come o se il motore per l'X-33 funzionerà nel difficile ambiente delle notevoli altitudini e della velocità è che qualcuno ce lo porti. Questo è il compito dei piloti collaudatori. Per me è la possibilità di fare ciò che so far meglio, cioè pilotare aerei. E inoltre è una scommessa con me stesso. Vai, pilota questo aereo più precisamente che puoi e raccogli quanti più dati puoi. Fai ciò che serve agli ingegneri, e tutto senza prove. Adoro fare questo genere di cose, e adoro fare cose che gli altri non sono in grado di fare. Non sarò mai un corridore, non sarò mai un giocatore di football, ma so fare questo come nessun altro, o almeno, secondo me, è così. È come fare ogni giorno un piccolo test. Per il test, un motore scala 1-10 X-33 ed un set completo vengono montati sulla coda di un Blackbird SR-71. La traiettoria di lancio dell'X-33 si adatta perfettamente alle caratteristiche di volo dell'SR-71. Quindi possiamo raccogliere dati durante tutta la traiettoria, fino all'altitudine massima dell'SR-71, che si aggira intorno agli 80.000 piedi. Accendere un endoreattore su un aereo così potente non sarà semplice. Credo che far volare l'Aerospike sarà il test di volo più rischioso che abbia mai fatto, per un paio di ragioni. Ci sono un sacco di cose che non conosciamo del velivolo, con questo enorme esperimento in coda, e abbiamo a che fare con LOX e idrogeno gassoso. LOX sta per ossigeno liquido, che è la cosa, la sostanza che mischia l'idrogeno per accendere il motore. È una mistura altamente esplosiva, è difficile da gestire ed è una cosa che solitamente non facciamo. Se versi dell'ossigeno liquido su un aereo che contiene carburante, provochi un incendio, perché è questo che succede quando lo mischi con l'ossigeno liquido, che è ovviamente ciò che produce la combustione. Quindi non possono esserci perdite. La pressione dell'idrogeno si aggira intorno alle 10.000 libbre. 8.800 libbre per metro quadrato, quindi sono in pratica potenziali bombe, qualora si rompano. Se dovesse spezzarsi, sarebbe come una cannonata nel mezzo del velivolo. Lo distruggerebbe interamente. Ed Schneider e Roger Smith conoscono i rischi e altrettanto li conoscono Bob Meyer e Martha Bonmeier, i due ingegneri che voleranno con loro. Sia Martha che Bob sono piloti acrobatici da competizione e sono ingegneri capo nel progetto Aerospike. Quando uno sarà in volo, l'altro sarà capo dei controlli di volo per la missione. Sono sottoposti alla stessa tensione del resto del team, ma sopportano un carico che nessun altro deve sopportare perché, oltre a lavorare insieme, Bob e Martha sono anche sposati. Tocchiamo ferro, ma non l'ho mai visto avere un incidente. E lui non ha mai visto me. E se facciamo tutto per bene, nessuno di noi dovrà mai vivere questa esperienza. Ma non mi voglio preoccupare in questo senso. Non voglio che la preoccupazione diventi un problema. Considero la cosa solo come un lavoro. Il mio lavoro è far sì che la missione abbia successo. E se è nella cabina di pilotaggio, farò del mio meglio nella sala controllo. Potete scommetterci, farò del mio meglio. Visto che i rischi sono così alti, la squadra decide di dividere i test di volo in due parti. I primi voli determineranno se l'SR-71 si alzerà in volo con un Aerospike da 14.000 libbre montato in coda. La ricerca aeronautica include molti sviluppi e in ogni sviluppo è richiesta molta pazienza perché, in linea generale, i sistemi non funzionano come vorresti al primo tentativo. Finalmente, quasi 2 anni e mezzo dopo aver iniziato a lavorare al progetto, la squadra è pronta per volare. Tutti, la mattina di questo volo, volevamo che fosse un successo. E avremmo fatto di tutto. Avremmo anche lanciato a mano l'aereo se il decollo del velivolo si fosse dimostrato un problema.
Ero seduta nella sala di controllo e mi dicevo: dai, puoi sollevarti da terra, puoi sollevarti da terra. Era importante. E quando ho visto le ruote staccarsi da terra, ho detto: ora sollevate, ritraete carrelli, ok, ora possiamo volare. Nelle settimane che precedevano il test vero e proprio, gli ingegneri e i tecnici hanno passato al setaccio ogni millimetro del sistema alla ricerca di falle, cercando di prevedere ogni possibile problema, ma non c'è modo per predire l'ignoto. Devo guardare alla cosa convinto che abbiamo fatto il meglio che potevamo, il massimo che potevamo. L'eventuale ulteriore rischio è tale da dover rinunciare a farlo? Devo convincermi che non è così. La gente a volte fa domande del tipo: beh, ma esploderà? Puoi esaminare la cosa tutto il giorno senza trovare la soluzione adeguata per gestire l'aspetto del pericolo, la paura di poterti far male, o che io e il mio compagno di volo possiamo restare uccisi. Non puoi preoccupartene. Hai un lavoro da portare a termine e devi procedere. Ed Schneider e Roger Smith non sono i primi piloti a Dryden ad accettare i rischi di spingere il volo verso lo spazio. La ricerca aeronautica e i voli sperimentali sono ovviamente un qualcosa di altamente rischioso. Qui a Edwards ci sono diverse strade che vengono usate ogni giorno da persone che vengono a lavorare e che probabilmente non ci prestano molta attenzione. Ma ognuna di queste vie porta il nome di un pilota che ha perso la vita in un test. Queste targhe sferzate dal vento sono silenziosi ricordi del prezzo che degli uomini hanno pagato per aprire la strada all'X-33, una strada cominciata più di 40 anni fa con un caccia con motori a razzo chiamato X-15. L'anno è il 1954. Gli aerei da combattimento arrivano a malapena Mach 1 in volo orizzontale, ma viene concepita l'idea di un aereo che raggiungerà una velocità 6 volte superiore a quella del suono e volerà fino ai confini dello spazio. Anche oggi l'ipersonico X-15 sarebbe una sfida da costruire e da far volare, ma alla fine degli anni 50 era una sfida di dimensioni titaniche. I designer cercavano di costruire un aereo a razzo che potesse volare a 2 volte la velocità di un proiettile. Avrebbe dovuto essere controllabile non solo nell'atmosfera terrestre, ma anche nel vuoto spaziale, dove i normali sistemi di controllo sarebbero stati inutili. Avrebbe dovuto resistere alle intense temperature della velocità ipersonica e ai rientri, e avrebbe dovuto incorporare sistemi che potessero mantenere il pilota in vita ad altitudini a cui il sangue va in ebollizione. Ma se avesse funzionato, avrebbe potuto aprire le porte di un regno del volo che gli uomini potevano solo immaginare. Lo scopo finale è far progredire la tecnologia aerospaziale e scoprire cose nuove, andare più velocemente, avere nuove capacità. Nella ricerca aeronautica e nei collaudi bisogna superare i limiti. Non puoi adattarti ai limiti e imparare qualcosa. Ma buttarsi nell'ignoto e provare a fare qualcosa di così difficile richiede un incredibile gruppo di persone. Quando costruisci un aereo del genere, non si contano i divorzi e i colpi al cuore e gli infarti. Ho lavorato al design ingegneristico di quell'oggetto per 3 anni. Tutti coloro che lavoravano al progetto si impegnavano giorno e notte. Finisce per diventare una malattia, una passione incredibile. E le persone che ci lavorano, che si impegnano a costruirlo, sono fantastiche. Stavamo cercando di arrivare al massimo. A quel tempo non c'era niente di simile. Gli aerei volavano con motori a pistone, mentre noi cercavamo di toccare Mach 6 e 7. Eravamo al punto più alto della tecnologia e la gente lo sapeva, quindi ci hanno messo anima e cuore. L'X-15 doveva essere costruito con un metallo che sopportasse temperature di 1200 gradi. Una lega particolare di nickel e d'acciaio chiamata Inconel X prometteva bene, ma non era mai stata usata al di fuori di un laboratorio. L'Inconel X era molto difficile da utilizzare perché era un materiale molto più denso e resistente. I trapani normali si consumavano su quella lega. L'X-15 doveva anche funzionare con un motore a razzo da 600.000 cavalli vapore, che sarebbe stato il primo razzo mai costruito con un acceleratore di controllo sulla spinta. Il motore e il sistema che lo motorizzava erano insieme complessi e pericolosi. L'acqua ossigenata che avete nel vostro armadietto delle medicine
è una soluzione al 3% ed è un disinfettante. Ad alte concentrazioni, quello che avevamo noi era tra il 98 e il 100%, se ne usate anche solo una goccia, così, su un cespuglio, il cespuglio prenderà fuoco in pochi secondi. Far volare un X-15 voleva dire mettere un pilota vicino a tali elementi esplosivi in condizioni di volo che nessuno aveva mai sperimentato prima. Sono sempre stato cosciente del fatto che ci fossero dei rischi con l'X-15, ma non potevamo mollare. Se avessimo pensato a quanto fosse rischioso, non avremmo volato. La mia preoccupazione era più verso l'errore. Ma le poste in gioco nel collaudo aereo creano dei forti legami tra i piloti e l'equipaggio. Fai amicizia con tutti i meccanici e conosci il nome delle loro mogli e dei loro figli e cose del genere. Così alla fine non lavorano solo per orgoglio professionale, per lo stipendio, ma anche per l'amico. Mettiamo le nostre vite nelle mani di qualcun altro e loro lo sanno. Ed è questa la bellezza del sistema. Diciamo, prendetevi cura di noi e noi faremo volare l'aereo. E senza dirlo, loro promettono, ci prenderemo cura di voi. All'inizio del programma X-15, il pilota Scott Crossfield stava conducendo un test a terra sul nuovo endoreattore XLR-99, quando un serbatoio di ammoniaca andò in iperpressurizzazione. Il serbatoio si spezzò e l'X-15 esplose. Era come essere sul sole. C'era una luce fortissima tutto intorno a me. Dopo vidi un'ombra scura venire verso di me. Ed era un camion dei pompieri con un muro d'acqua che penetrava l'incendio. E sotto quel muro d'acqua c'era un ragazzo che si chiamava Art Simon, che era uno dei miei meccanici che stava venendo a salvarmi la vita. Crossfield si allontanò dall'incidente senza nemmeno un graffio e determinato a far volare l'X-15 come non mai. Avrei potuto trovare un pilota per l'X-15 in ogni momento e mi ero offerto di farlo io se mi avessero dato i 5 milioni di dollari del sistema di emergenza. Ho vissuto 3 esplosioni e un aereo in panne, ma sono sempre andato avanti. Il lavoro di un pilota collaudatore è difficile, non c'è che dire. Ma i piloti collaudatori vogliono volare, vogliono fare sempre di più, vogliono essere i migliori nel loro lavoro. E in quel momento pilotare l'X-15 voleva dire essere il migliore nel proprio campo. Pilotare un motore a razzo ipersonico era una missione dura e rischiosa. Per risparmiare il carburante limitato, l'X-15 venne lanciato in volo da un B-52 a 35.000 piedi. Quando premi quel bottone e ti lanci, è come essere seduto su una poltrona e qualcuno ti apre una botola sotto e tu cadi in cantina. Il motore funzionò solo per un minuto e mezzo, ma in quel tempo accelerò da meno di Mach 1 a una velocità tra Mach 5 e Mach 6. La forza di gravità sul corpo era notevole ed il tutto succedeva rapidamente. Quando devi fare molte cose velocemente, sei sotto notevole stress. Milt Thompson disse che l'X-15 era l'unico aereo che avesse mai pilotato nel quale era felice quando il motore si fermava. I piloti non erano gli unici impegnati durante i voli dell'X-15. Avevamo coinvolto circa 150 persone a diversi livelli del progetto. Persone dell'aviazione con personale di supporto, l'equipaggio del B-52 che doveva essere a bordo per portare il velivolo, il personale di terra, gente pronta ad iniziare a l'una di notte fino a circa le 7:30, gente che lavorava sodo tutto il tempo. Ogni volo portava nuove informazioni e nuovi problemi che dovevano essere risolti. È questo che un volo sperimentale deve fare, andare a scoprire la verità. E la verità può essere ciò che ti aspetti o ciò che non ti aspetti.
Non penso che fossimo sorpresi. Nessuno restava sorpreso dai problemi che si venivano a creare. Ci aspettavamo di vedere dei problemi, è solo che non sapevamo che problemi sarebbero stati. Le informazioni che i piloti riportavano con ogni volo permisero ai ricercatori di migliorare l'X-15 e ampliarono la loro comprensione del mondo sconosciuto dei confini dello spazio. Ma quelle scoperte ebbero un costo. Quando si verificava un'emergenza, il carico maggiore era sulle spalle del pilota dell'X-15. A Pete Knight una volta capitò l'emergenza di restare senza radio e rimase totalmente isolato dal minuto del malfunzionamento radio fino a che non toccò terra sano e salvo. Ero su un volo programmato per raggiungere i 250.000 piedi. Le luci per il lancio e del motore erano normali. Ero in salita e a circa 100.000 piedi il motore si spense. E pochi secondi dopo, credo che ogni luce d'allarme della cabina si sia accesa, che tutto sia diventato buio, quindi a quel punto non riuscivo a vedere nessuna strumentazione, ma non faceva alcuna differenza perché nessuno di quegli strumenti funzionava comunque, visto il calo di energia. Ero ancora in salita, mi avvicinavo a Mach 4 e avevo perso tutto. Non ero più in grado di controllare l'aereo. Non sapevo se sarei stato in grado di tornare o no. E quindi guardai in basso il lago Mono e pensai, goditi la vista, potrebbe essere l'ultima. Knight riuscì a riprendere il controllo dell'aereo e atterrò sano e salvo sul letto asciutto di un lago nel Nevada. Non tutti i piloti di X-15 furono altrettanto fortunati. Il pilota Jack McKay ebbe un problema al motore che lo costrinse a tentare un atterraggio in uno dei laghi asciutti d'emergenza. Scaricò quanto più carburante possibile, ma era ancora troppo pesante e a 300 miglia orarie quando toccò a terra era più di quanto l'equipaggiamento di atterraggio dell'X-15 potesse sostenere. L'X-15 si ribaltò, intrappolando McKay nella cabina. McKay rimase seriamente ferito, ma si riprese e volò altre 22 volte con l'X-15 prima di abbandonare il programma. L'equipaggio riportò l'X-15 incidentato nuovamente in volo. Il morale rimase sempre alto perché ci aspettavamo che succedessero delle cose. Gli incidenti capitano e nei voli di collaudo gli incidenti capitano di continuo. Quindi devi metterti nella posizione realistica di dire ok, è successo, ora dobbiamo sistemarlo e tornare a volare. L'equipaggio non solo ricostruì l'X-15, ma lo modificò per renderlo più veloce. Nel 1967, Peter Knight lo portò a una velocità di Mach 6.7, un record che nessun aereo aveva toccato. Ma solo un mese dopo accadde una tragedia. Il pilota Mike Adams stava pilotando l'X-15 a 250.000 piedi, quando sembra abbia avuto dei problemi tecnici, oltre a delle vertigini, che rendono il pilota molto disorientato. L'X-15 perse il giusto assetto e Adams rientrò nell'atmosfera lateralmente, cosa che l'X-15 non era stato progettato per fare. Le forze del rientro fecero ruotare l'X-15 violentemente su se stesso a 5 volte la velocità del suono. Ero un pilota gregario in quel volo. Non sono riuscito a vedere, ma ho sentito tutto e fu terrificante. Sapeva di essere ad un'altitudine notevole e ad elevata velocità e lo sapeva anche la sala controllo, ma nessuno di loro era in grado di fare qualcosa. Stai lì seduto aspettando che arrivino le informazioni dal campo. Aspetti le informazioni e inizi a pensare al peggio. Inizi a pensare alla famiglia e a ciò che farai. Non potevo fare altro che ascoltare ed è stato il momento più terrificante della mia carriera. Sapevo che non poteva esserci un lieto fine e fu così, infatti. A 65.000 piedi, a 4.000 miglia all'ora, l'X-15 si spezzò e Mike Adams restò ucciso. È una cosa su cui lavori per far sì che non accada mai, ma nella tua testa sai che la perfezione è qualcosa che non si potrà mai raggiungere in questo processo, perché parte del processo è proprio l'esistenza del rischio. C'è un vero investimento umano nella ricerca aeronautica, c'è un coinvolgimento fisico. Le persone si sono sacrificate nel corso degli anni per poter far progredire la tecnologia. Lo fanno perché ritengono questa cosa importante per il paese. Lo fanno perché sono dei patrioti.
Lo fanno per i propri figli e per i figli dei propri figli. Faranno la differenza per il futuro. Nel corso di 9 anni e di 199 voli, l'X-15 ha buttato le basi per ogni successivo programma di esplorazione spaziale. Non penso che sia mai esistito un programma sperimentale di collaudo che sia arrivato tanto vicino al successo o che abbia fornito tante informazioni all'industria quanto il programma X-15. Dalla stabilità al controllo, dal riscaldamento ai dati fisiologici, ai dati strutturali, qualunque sia la disciplina di cui vogliamo parlare, l'X-15 l'ha analizzata. Ci ha resi più sicuri sulle nostre capacità di progettare tutto ciò che ci potesse servire. È questo tipo di rispetto per l'ingegneria che ci ha permesso di andare sulla Luna senza dover sperimentare. L'X-15 si è portato dietro dei rischi tecnologici pesantissimi, ma tutto ciò che si fa oggi ipersonicamente rimanda ai dati dell'X-15. Perché? Perché sono gli unici dati ipersonici di volo che abbiamo. L'X-15 è stato il primo passo sulla strada dei velivoli di lancio riutilizzabili come l'X-33. Ma l'X-33 deve molto delle origini e della sua forma ad un altro programma di volo ad alto rischio degli anni 60. Anche quando l'X-15 si stava preparando per il suo primo volo, gli ufficiali alla NASA presero la decisione di portare avanti una capsula più semplice, ideata per il primo viaggio verso Mercurio, piuttosto che un velivolo più sofisticato. Fu una scelta deludente per i piloti e gli ingegneri al centro di ricerca aerea che volevano che la NASA sviluppasse una navicella in grado di rientrare e atterrare sulla Terra. L'idea che sostenevano era un insolito velivolo senza ali chiamato lifting body, perché aveva sufficiente portanza per volare grazie alla forma della sua fusoliera, ma un lifting body non era mai stato fatto volare e il quartier generale della NASA non era interessato nel portare avanti l'idea. Imperterrito, un ingegnere di nome Dale Reed costruì un piccolo modello di lifting body radiocomandato e lo fece volare in un ranch vicino a casa sua. Sua moglie riprese il volo disteso a terra in modo da far sembrare il modellino più realistico. Armato di filmato, Reed e molti altri convinsero il loro capo al centro di ricerca aerea a lasciar costruire loro una versione ultraleggera a dimensioni reali del modellino senza che il quartier generale lo sapesse o approvasse. Vista l'estrema mancanza di sicurezza verso i corpi portanti, pensammo di proporlo solo come modello per la galleria del vento, ma d'altro canto, parlando con mio capo, mi disse: beh, se costruendolo ti capita di fare in modo che possa anche volare, a me sta bene. Le persone coinvolte in questo tipo di programmi erano persone estremamente innovative, che pensavano in modo molto moderno e con molta fantasia. Erano persone che non avevano paura di provare cose nuove. La squadra si sistemò in una parte dell'hangar e si mise al lavoro, ma senza l'approvazione del quartier generale i fondi erano scarsi. Dovemmo progettarlo a costi molto ridotti usando ciò che avevamo. Venne fuori che avevamo dei costruttori molto esperti, ingegneri e tecnici che avevano costruito diversi aerei fatti in casa. Richiamarono tutte le nostre risorse qui, nell'Antelope Valley. Spesso le persone lavoravano nel weekend e facevano varie cose da soli. Nessuno stava a guardare loro. La squadra costruì la struttura con tubature d'acciaio, ricoprendola con un involucro di compensato. L'intero progetto costò meno di $30,000. La squadra non aveva il permesso di far volare il velivolo, che soprannominarono M2F1, ma il loro capo acconsentì a farlo trainare sul lago asciutto, a patto che restasse a terra. Venne fuori che avevamo un altro talento all'interno del gruppo, il cui nome era Whitey Whiteside, ed era un pilota di hot rod. Quindi lo mettemmo al lavoro per assemblare il corretto veicolo da traino. Avevo totale carta bianca per fare in modo che la Pontiac diventasse un vero e proprio proiettile.
Dotata di un'auto sufficientemente potente da trainare l'M2F1 fino a 100 miglia all'ora, la squadra era pronta per qualcosa di più che un esperimento a terra. Nei nostri calcoli ingegneristici abbiamo calcolato la corretta velocità di decollo, che si aggirava attorno alle 82 miglia orarie. E pensavamo che se avessimo superato questa velocità, anche di poco, avremmo rischiato di sollevare il velivolo. Milt portò il mezzo per errore oltre le 85 miglia. Ops, all'improvviso volavamo. La vista di un'auto piena di ingegneri sballottati sul letto di un lago asciutto con una navicella di compensato al traino doveva sembrare più la bravata di qualche goliardo che una seria ricerca. Ma il test di volo non autorizzato dimostrò che il lifting body, detto vasca da bagno volante, grazie alla propria forma era in grado di volare. Avendo portato l'idea così avanti, il team dell'M2F1 spinse per ottenere il permesso di far volare l'ultraleggero per testare la sua capacità di riatterrare in sicurezza. Anche al centro di ricerca aerea alcuni pensavano che sarebbe stato un rischio troppo grande. È sempre una sfida, perché nel caso di velivoli sperimentali stai sempre superando una frontiera, superi un limite. Quindi è cruciale sapere quanto puoi rischiare. Se sei troppo irrequieto e voli senza avere tutti i dati, potresti correre un rischio troppo grande. Se sei troppo calmo, non volerai mai, anche se forse è l'approccio più sicuro. Ma noi non siamo qui per tenere gli aerei chiusi negli hangar. Siamo qui per volare. Alla fine, Deacol acconsentì a lasciare volare il team dell'M2. Ma quando il pilota Milt Thompson decollò sull'aereo per la prima volta, tutti trattennero il fiato. Penso che tecnicamente ognuno si senta pronto. Ma non conosco una sola persona nel settore che sia stato all'interno del progetto, o nella sala di controllo, in pista, e che abbia guardato un primo volo senza provare apprensione e trattenere il fiato. È una questione di ignoto, e sappiamo, col passare degli anni, che il fattore ignoto ha portato a diversi incidenti. Il volo dell'M2F1 aveva portato maggiore tensione perché non volava come gli altri velivoli testati dalla NASA o immaginati a tale scopo. Sembrava una bomba diretta verso terra. Aveva l'aspetto di un aereo, perché i corpi portanti, anche se creano portanza, sono inferiori rispetto agli aeroplani. Trattenemmo il respiro fino a che non si allineò e atterrò dolcemente sul letto del lago. Il team aveva dimostrato che la forma dell'M2 era in grado di volare. Il loro successo portò il quartier generale della NASA ad approvare un programma di test di volo completo con dei corpi portanti costruiti in maniera più professionale, ma i primi corpi portanti erano molto difficili da pilotare. Venimmo monitorati. E i picchi cardiaci fino a 180 battiti al minuto non erano rari. Questo vuol dire lavorare davvero, davvero sodo e sottoporre il proprio fisico a un enorme sforzo. Il design dell'M2 aveva anche la pessima tendenza a oscillare o a ondeggiare e la cosa poteva avere conseguenze terrificanti. La prima versione era molto difficile da pilotare per tutti i piloti. Ma sapevamo che era una questione marginale. Per il pilota Bruce Peterson il margine si dimostrò molto stretto. Apprestandosi ad atterrare nel suo secondo volo sull'M2F2, iniziò a perdere il controllo. Si vedeva che Bruce aveva un problema e si vedeva il velivolo sballottato avanti e indietro prima dell'atterraggio. Quando mi ripresi, ero a bassa quota. E mi ero dovuto allontanare dalla pista. Avevo un elicottero in traiettoria. Provai a passarci sotto. Ma finii nel risucchio del rotore o mal giudicai la mia posizione. Tanto che all'atterraggio uno dei carrelli si ruppe. E mi ribaltai. E iniziai a strisciare lungo la pista. L'ultima cosa che ricordo, il vetro della cabina che mi veniva addosso. È l'ultima cosa che ricordo. L'intera operazione avvenne quasi istantaneamente. Stai lì seduto, ti aspetti che lui tiri fuori il carrello e lui effettivamente lo tira fuori. Poi lo vedi toccare terra e vedi che inizia a girare.
Non hai tempo di reagire, le emozioni non arrivano nemmeno fino a che non è tutto finito. E quando l'aereo si ferma, dentro di te hai la triste sensazione che dovrai andare a raccogliere il corpo di un amico sulla pista. Andavo a recuperare il corpo di qualcuno a cui tenevo e a cui ero legato come ingegnere e come pilota da diversi anni. Non me lo sentivo proprio di andare con l'equipaggio verso l'aeroplano. I filmati dell'incidente erano talmente drammatici che alcune sequenze vennero usate per la sigla iniziale della serie TV L'uomo da 6 milioni di dollari. Ma anche se Peterson rimase gravemente ferito e finì col perdere un occhio, sopravvisse. Quando arrivai cambiò tutto. Che l'aereo finisse anche all'inferno, il pilota stava bene. A rimettere in sesto l'aereo c'era sempre tempo, ed è proprio ciò che facemmo. Al quartier generale della NASA non volevano ricostruire il velivolo distrutto, ma il team di McTeague riuscì a ottenere il permesso e qualche fondo per analizzare l'aereo danneggiato, riparando in segreto le parti danneggiate mentre lo analizzavano. Eravamo tutti tecnici e sapevamo cosa avevamo fatto per dimostrare l'idea del lifting body. E questa motivazione ci spinse a proseguire. Ci fece superare le barriere politiche contro chi ci diceva che non era possibile. Il lavoro occupò 3 anni. L'M2 ricostruito, modificato per eliminare il pericoloso problema di oscillazione, tornò a volare e portò a termine altri 27 voli prima che il programma venisse chiuso. I corpi portanti finirono per volare oltre i 90.000 piedi e dimostrarono che delle navicelle con delle capacità di manovra minime potevano comunque essere manovrate e riportate a terra in sicurezza senza motori. Come risultato, lo Space Shuttle venne costruito senza motori di atterraggio, permettendo dunque un più grande carico di trasporto. Quei primi voli di ricerca dimostrarono inoltre che la funzionale forma dei corpi portanti poteva essere controllata e fatta atterrare in sicurezza. La funzionale forma dei corpi portanti, oltre al funzionale motore aerospike, è ciò che rende attuabile un velivolo unico da terra a spazio. Ma quelle scoperte pionieristiche sono costate parecchi sforzi e altrettanto lavoro. Sono anche costate la vita a Mike Adams e a Bruce Peterson la sua carriera di ricerca sul volo. Se ho dei rimpianti riguardo al volo? Adoro volare. E bisogna fare questo tipo di lavoro. È indispensabile. In questo settore di ricerca sul volo ci sono sempre dei pericoli. Quando rimani ferito o ucciso è molto difficile per la famiglia. Se non lo ritenessi necessario, non avrei lavorato in quel campo. Nel mondo della ricerca sul volo e dei voli sperimentali, il vero costo è sangue, sudore e lacrime. E questo per raggiungere l'obiettivo. Il primo volo su un aeroplano si costruisce con il lavoro, i fallimenti, le lacrime, i successi. E infatti centinaia di persone si sono sacrificate allo scopo di portare beneficio a un più grande numero di persone. Gli sforzi e i sacrifici dei futuri piloti di corpi portanti e dello staff di Dryden hanno gettato le basi per l'X-38, veicolo che potrebbe salvare le vite dei futuri astronauti. Ci sono 2 progetti di corpi portanti che andranno effettivamente nello spazio. Entrambi si basano su dati prodotti 30 anni fa. Uno di questi è lo Stubby, prototipo dell'X-38. È progettato per essere una navicella di salvataggio o CRV. L'X-38, ovvero la navicella di salvataggio attaccata alla stazione spaziale, è una navicella per il ritorno dello staff che può essere manovrata, dato che è un lifting body, e può essere pilotata come un aereo quasi ovunque nel globo. I suoi computer integrati, che usano un sistema di navigazione globale, lo porteranno a un luogo di atterraggio predeterminato. A circa 20.000 piedi, una serie di paracadute si spiegano per rallentarne la discesa. L'ultimo paracadute, grande e rettangolare, permette al veicolo un atterraggio morbido e lento. I test atmosferici di lancio, con modelli in scala 1 a 6, hanno avuto successo. Mancano 5 secondi al lancio!
Bene, così. 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 Bellissimo. Qui è dove ha toccato il suolo per la prima volta. Poi si è spostato a sinistra, poi a destra. Dopo più di una dozzina di test, il concept ha funzionato come pianificato. Il modello dell'X-38 ha ottime caratteristiche di controllo e il paracadute è molto efficace nel rallentare l'atterraggio del veicolo. Vengono fatti anche dei test su un prototipo di dimensioni quasi reali dell'X-38, col veicolo attaccato al B-52 di Dryden, la navicella madre, la stessa che ha espulso l'X-15 e il lifting body degli anni 60. Quattro, tre, due, uno... Guardate! Guardate, guardate! In futuro, un prototipo modificato dell'X-38 verrà lanciato in orbita dallo shuttle e testato per l'atterraggio automatico sulla Terra. Se tutto va bene, verranno costruite 8 navicelle di salvataggio ad uso delle stazioni spaziali internazionali. In questo caso ci sono voluti 30 anni dopo aver fatto tutto il lavoro. Ma alla fine senti di aver fatto la cosa giusta, avendo creduto e avendo perseguito quell'idea, quel progetto, in quel tempo. La strada è stata lunga, dai modelli di corpi centrali di Dale Reed ai prototipi degli X-33 e degli X-38. Per ogni step è servito il coraggio delle persone disposte a rischiare di fallire e di avventurarsi nello spietato regno dell'ignoto. È un'eredità che non è mai molto lontana dalle menti dei piloti ricercatori di Dryden, specialmente mentre si preparano per i pericolosi test laser dell'SR-71. Quando ti prepari a pilotare l'SR-71, serve circa mezz'ora per entrare nella tuta pressurizzata, fare la pre-respirazione e testare il sistema. Poi c'è un periodo di tempo in cui devi star seduto nella tuta, aspettare di essere condotto all'aeroplano e poi entrarci. Ci sono sempre circa 5 o 10 minuti di calma. Mi vengono in mente due cose. La prima è che le speranze e i sogni di molte persone sono ora nelle mie mani. Hanno fatto il possibile, ora è il mio turno. Non può farlo nessun altro, solo io. O io e il mio partner di volo, se è un aereo a due posti, il mio ingegnere di volo nel caso dell'SR. L'altra cosa che succede in un programma come l'Aerospike, quando superi i limiti e piloti quell'aereo per la prima volta, è che stai facendo una cosa che non ha mai fatto nessun altro. Stai spingendo le frontiere della scienza. Magari anche solo di poco, ma le stai spingendo. E questo ci riporta indietro, ai fratelli Wright. Tra ora e allora c'è un legame, ed è una sensazione splendida. Ogni sistema, ogni legame, ogni piano di emergenza è stato attentamente controllato. Ma questo è il momento della verità. Qui si scopre se il tuo progetto funziona davvero, se hai pensato a tutto, se ci sono dei fattori sconosciuti che possono alterare il risultato o farti cambiare idea. Il volo è realtà, tutto il resto è fantasia.
Lo staff conosce i rischi ed è pronto ad affrontarli. Non sono molto felice di salire con ossigeno e idrogeno sulla schiena. Ma d'altra parte, ho molta fiducia che il team che c'è qui, che le persone con cui lavoriamo ogni giorno, non ci chiederanno mai di pilotare un aeroplano prima che siano assolutamente certe che tutto andrà bene. Ho fiducia in questo. Se dicono, pensiamo che sia pronto per volare, allora io credo che sia pronto per volare. Adoro quell'aereo, adoro l'SR. È uno dei miei preferiti. Quando ci penso, mi viene sempre un sorriso sul volto. E adoro condividerlo con gli altri. E se posso migliorarlo, da dentro l'aereo o dalla sala di controllo, allora è lì che sarò. C'è una passione speciale per quell'aereo. È anche meglio quando puoi fare qualcosa che nessuno ha mai fatto e far così progredire lo stato della tecnologia. Non voglio più sprecare energie preoccupandomi. Voglio fare le cose bene e basta. Ed e Bob entrano nella cabina dell'SR-71. Lo staff di terra controlla l'attrezzatura e dà loro le ultime informazioni. I piloti salgono sul caccia F-18. Il loro compito è quello di controllare l'SR-71 in volo e dare consigli se necessario. Ma sanno che se qualcosa andasse storto, ci sarebbe poco da fare. Ed Schneider e gli altri membri dello staff dell'SR-71 sono solo gli ultimi di una lunga lista di professionisti che hanno rischiato la loro vita per un'idea. La passione che li guida è la stessa che ha guidato i piloti dell'X-15 e del Lifting Body e ogni esploratore dall'alba dei tempi. Le navi sono diventate astronavi, e l'oceano e ora l'aria e lo spazio. Ma lo sforzo è lo stesso, non importa quanto avanzi la tecnologia. L'unico modo per sapere cosa giace dietro un nuovo orizzonte è che qualcuno ci vada. È uno sforzo che richiede coraggio, dedizione e sacrificio. Ma gli esploratori che accettano questa sfida hanno espanso gli orizzonti del nostro mondo e hanno reso possibile ciò che un tempo era impossibile. È un'avventura infinita, non solo per il volo, ma per lo spirito umano, finché ci poniamo domande e finché sogniamo. E lo spirito continuerà a portarci al limite e anche oltre.